Buonasera, buonasera, tutto bene? Allora, Antonio vi dà la buonasera e vi invita subito a chiamare allo 0585 793 44. Però, come sapete, non sono solo, non c'è neanche Rebecca stasera. Allora, come si fa? Non si fa la trasmissione, ma certo, è qui con me? La salutiamo? È qui con me Giorgia! Ciao Giorgia! Buonasera. Dalla regia, se mi danno anche il monitor. Eccola qua entrata, Steffi, il monitor dalla regia. Allora, ciao Giorgia, tutto Tutto bene? bene? Oh, mi fa piacere. Allora, come va? Ci Benissimo. conosciamo? No, diciamo di no, voglio dire, no, vero? Allora, no, voglio spiegare stasera naturalmente che la nostra Rebecca, mi permetti anche di salutarla perché so che sta studiando. Ciao Rebecca, nessuno, eh? Ci abbiamo la nostra Giorgia, tutto ok, mi fa piacere. Allora, volevo dire che Rebecca stasera non è pronta per un imprevisto, però la nostra Giorgia. Allora, Giorgia, conosciamoci, da dove vieni? Io ho origini napoletane, ma abito a Montignoso Se? per lavoro. Lavora, cosa fai nella Lavoro. vita? Cosa fai nella vita? Io studio. Dimmi, sì. Studi e basta? No, farai anche altre cose, penso. Studio. Che lavoro fai? Perché mi hai detto che stai lavorando, però vorrei sapere che lavoro No, non è. è, cioè, non per il mio di lavoro, per il lavoro dei miei genitori sono venuta qui e niente. Sei un po' emozionata, Molto. eh? Va bene, allora facciamo una cosa. Intanto che la nostra Giorgia, che sei bellissima, veramente ti invito intanto, come sai, ci sono le. Chi ci sono? Ci sono gli sponsor a casa che aspettano naturalmente che noi li salutiamo. È perché grazie a loro noi possiamo fare questo bellissimo programma che è Gioca con noi, che va in onda tutti i giovedì a partire naturalmente dalle ore 19. Allora, noi direi di andare su naturalmente alla nostra Giorgia perché voglio leggere gli sponsor e ringraziarli prima di partire naturalmente con il gioco. Però, prima di, permettimi Giorgia, 0585793344 per giocare in diretta e la seconda linea che è la 334-390-8152. Adesso mi piace che andate sulla nostra Giorgia perché leggerà quelli che sono gli sponsor di questa manifestazione. Va bene? Ok Giorgia, ci siamo? Ok, vai tranquillamente a leggere quelli che sono gli sponsor. Decorazioni e colori di Baldi Davide. Ecco, ti permetti un attimo, tanto do modo anche alla regia di parlare. Io saluto Davide, l'ho già detto tante volte, il nostro Davide è quello che ha fatto questo studio, ti piace? Perché Molto. per te è la prima volta che tu lo vedi, è un bellissimo studio, ringraziamo Davide. Prego, vai avanti. Fiorista Pistone Alfreda. Sì. Francini e Giovannelli. E poi? Impresa Edile Edil Manfredi. Perfetto, ci fermiamo un attimino, ci fermiamo un attimino perché diamo modo, vieni pure qui vicino a me, sei troppo alta, vai al tuo posto, arrivano, mi raccomando. Allora 0585 79 33 44 oppure abbiamo anche una seconda linea che è 334 390 8152. Questi possono chiamare, da questo momento voi potete chiamare. Va bene? Ti Va sei un po' bene. rilassata, Un po', Giorgia? ora Mi hai sì. detto che sei di Montignoso, però sei nativa di. Napoli. Tu che non chiagna, chiagna, come fai? Pronto? Giochiamo, è pronto che ci abbiamo in linea? Sono Grazia, Antonio. Ti chiami? Come stai? Grazia. Ciao, Grazia, sei la mia Ciao. Grazia, grazie, Mari. Da dove mi chiami, Ciao. Grazia? Dal solito posto, la Querceta. Grazie, ma tu hai già vinto qualcosa? Lo so, sì.
Però non, ascoltami, non è che voglio giocare, no, che vuoi fare? Se non posso non gioco. No, però ti volevo dire una cosa. Dimmela. Che i prodotti che mi avete regalato sono di eccellenza. Quindi dillo all'estetista che ve l'ha. Allora, grazie, mi permetti una cosa? Sì. Giorgia, vai a prendere quel sacchettino che vedi là. Sì. Grazie, io ti ringrazio perché veramente, guarda, io lo faccio anche perché grazie a loro, voglio dire, certo. Ecco, grazie agli sponsor noi facciamo questo programma. Aprilo, che c'è una cosa molto bella, che il centro, adesso la nostra Giorgia leggerà il centro estetico. Esatto. Esatto, leggi pure questo qua, io ti dico cos'è, tu leggi il centro estetico da... È un trattamento. La Baia del Sole, vero? Brava. Baia del Sole? Eccolo qua. Guarda, fa un trattamento viso. Bello. Macchinario all'ossigeno. Io adesso non so, tu vuoi leggere come si chiama questo qui? C'è scritto il... praticamente... De Cristoforo Elena. Sì. Centro Estetico e Solarium. Centro Estetico e Solarium. Io le ringrazio perché è un bellissimo premio. Grazie. Ti ringrazio perché tu hai aperto questa serata, va grazie bene? Grazie a voi, sempre grazie. Dimmi a una voi. Cosa, grazie, ti stai divertendo, sì, in questi momenti, in questi giovedì? Guarda, mi fate compagnia, sono sola in casa. E mi fa piacere che tu mi abbia chiamato. È un piacere, è un piacere. Mi fa piacere che tu mi abbia anche chiamato e che tu mi abbia detto grazie a questo sponsor. Grazie, grazie. Grazie mille. Ti posso dare un bacio? Ti posso dare un bacio? Grazie anche a te, ciao. 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 Allora, grazie a te, grazie. Allora, ricordiamo velocemente allora il numero telefonico, lo facciamo dire dalla nostra valletta, dalla nostra Giorgia, il numero telefonico per chiamare in diretta, che è 0585 79 33 44. Oppure abbiamo la seconda linea, il 334 390 8152. Questo per giocare in diretta. Allora, è bellissimo? Bellissimo. Ci vuoi andare anche tu al centro estetico? Magari. Non hai bisogno. Mi dicevi che sei nativa di Napoli. Napoli-Napoli oppure... Napoli... Centro? Sì, cioè mia mamma è di Napoli centro, mio padre è provincia. Sì. Tu che non piangi e che anni arme fai, che vuol dire? Te, tu che non piangi, mi fai piangere. Mi fai piangere, va bene. Ti mando pure a posare intanto quello, io intanto aspetto le vostre telefonate ricordandovi che, anzi ringraziando tutti voi, che siete veramente tanti e abbiamo dovuto fare anche veramente due linee. Una cosa voglio dire a dei bambini che mi hanno chiamato nel lavoro, non chiamatemi là, quelli che erano al parco mi hanno chiamato, però dovete pensare che dovete naturalmente chiamare qui in studio. E chi ancora si ricorda del nostro carnevale, ok? Chi si ricorda del carnevale può chiamare in diretta allo 0585 79 33 44 e gli darò un premio, va bene? Pubblicità, pubblicità già. Saluto. Non riesco perché siamo in diretta naturalmente. Allora, facciamo una cosa, spieghiamo qual è il gioco. Il primo gioco è il gioco del poker. Lo vogliamo far vedere come funziona il gioco del poker? Allora, voi da casa vi prenotate e cosa vincete? Un bellissimo premio che adesso noi andremo a vedere. Ah, già, è vero, hai ragione, scusami, c'è la mia sisterat su. Vuoi prendere la cartellina? Certo. Ci siamo dimenticati. Vai a cercare quella cosa. Perché bisogna salutare una persona, ok? Una persona che è Fabio. Chi è? Fabio Annunziata e Marco Nari, che in questo momento sono a Firenze per la partita di Europa League, Juventus-Fiorentina. C'è una partitina in cui sta giocando la Fiorentina contro la Juve, dove mi auguro, non me ne vogliate voi juventini, ma stasera mi auguro che la Fiorentina porti a casa un buon risultato. Lo dico come antimilanista. Comunque dai, sempre ai più forti. 0585 793 44 oppure 334 390 8152. Posa pure la cartellina e andiamo a vedere come si gioca al gioco del poker. Anzi no, riprendi la cartellina, scusa Giorgia, perché devo dire qual è il premio. Allora, il premio per questo gioco del poker non è altro che, e vi vado piano piano, tu intanto vai a cercarlo, è questo bellissimo tavolino. Ah, è veramente un bel tavolo. Allora, di chi è il tavolo, Giorgia? Falegnameria Il Massello di Pieretti Riccardo. Sì. Mentre il vetro della vetreria Versiliese di Ricci Renzo. Eccolo, allora, ricordiamo che il
tavolino è offerto da questo falegname e poi invece il vetro sopra è offerto dalla vetreria. Tutto questo per giocare in diretta. 0585, voglio che lo ricordi tu Giorgia. 0585 79 33 44. Oppure 334 390 8152. Allora, posa pure la cartellina e noi andiamo avanti. Tavolo e poi e dopo quello. Pronto? Buonasera. Ciao. Parlo con te. So che ci sei. Pronto? Con chi parlo? Con Andrea. Andrea? Sì. Andrea, da dove ci chiami? Da Massa. Ciao Andrea, quanti anni hai? Sono vecchio. Ma che vecchio, sei sempre giovani. Noi siamo i giovani. Sì, ascolta, Massa la Massa? Massa Centro? Sì, Massa. Ok, allora io ti faccio vedere la nostra Giorgia stasera, eh? Perché sì. Rebecca l'abbiamo salutata, che non c'è. L'hai già mandata via la Rebecca? Non l'ho mandata via, sta a studiare quella lì, sta a studiare, è una cervellona, sta a studiare, vuol diventare un avvocato. Allora, andiamo a quello che è il gioco. Andrea, allora se mi mandate sulla nostra Giorgia gentilmente, voglio che mischi le carte e tu Andrea che dica stop. Stop. Allora Giorgia, vai pure a posizionare le carte. Sai come funziona il gioco Andrea? Sì. Se escono fuori quattro assi, ti porti a casa questo bellissimo tavolo. Se non escono, puoi richiamare. C'è tutta la serata di stare in nostra compagnia, va bene? Va bene. Allora, vuoi partire dalla Giorgia, da me, dal centro? Perché qui io non so dove sono gli assi. Puoi fare quello che vuoi. La seconda verso la Giorgia. Giorgia, la seconda. Piano piano, diamo suspense. Andrea. Rimanete sul largo, perché girale tutte. Andiamo a vedere che ci sono i quattro assi per il nostro... Andrea? Andrea, hai visto? Ho visto. Mi dispiace. Però puoi ritentare, rimetti pure a posto. Allora, è così. Tanto salutiamo Andrea da Massa, il primo concorrente, la nostra amica che ci ha chiamato appunto da Querceta per questi bellissimi prodotti che abbiamo detto. Permettetemi di salutare il telefono azzurro, la nostra grande Giovanna. Ciao Giovanna del telefono azzurro, ricordando che a fine mese un punto importante è Ovo Quadro. Ovo Quadro è una bellissima manifestazione fatta di uova e quadri, dove i bambini di tutte le scuole partecipano a questa manifestazione facendo dei dipinti, mentre i pasticceri di tutta la Toscana mettono a disposizione un uovo. Verrà fatto una premiazione e vincerà la scuola o il bambino, adesso più avanti vi dirò come funziona. Lo faremo all'Appetit Verde di Massa, dove io poi presenterò la manifestazione. Ciao, ciao, ciao. Come sta andando? Meglio, ora meglio. Ti stai un po' rilassando, eh? Sì. Allora, ricordiamo i numeri telefonici da casa. 0585 79 33 44. Oppure la seconda linea. 334 39 08 152. Mi fa molto piacere, ricordandovi che noi saremo qui tutti i giovedì. Vedi Napoli e poi muori. Poi mi spieghi questa frase, eh? Pronto, chi abbiamo in linea? Ciao. Ciao, con chi parlo? Sono Settima la Massa. Ciao Settima, guarda Settima, ti prometto Ciao, una caro. Cosa. È la terza telefonata che fai. Se te stasera non vinci, mi prendo io la responsabilità. Ti offro un premio. Guarda, voglio vedere. Sto passando sopra il cannotaio che non si potrebbe, ma guarda, mi fa tre telefonate. Sei andata vicinissima a quello che è stato poi il gioco. Puoi posizionare le carte. Sai come funziona, vero? Sì, sì. Allora, la nostra Giorgia, digli stop quando vuoi alla Giorgia. Stop. Stop. Allora, le stiamo posizionando. Settima. Sì. È un appuntamento importante questo. Ti stai aspettando alla sera, sei seduta a casa, sei tranquilla? Sì, sono tranquillissima. Io mi auguro che ti porti fortuna, perché ti porti a casa questo bellissimo premio che ho detto che è questo tavolo. Allora, Settima. Speriamo. Settima, vogliamo giocare? Dai, sono tante le telefonate che mi dicono. Sì, ciao. Da dove vuoi partire? Ciao. Dalla Giorgia, dal centro, di qua. Dalla parte tua. Di qua? Antonio. Da qua. Sì. Giro, spero che ti porto fortuna. Speriamo. Oh, Settima. No! Ma non è possibile. Giriamo le carte. Guardiamo dove erano gli assi.
Settima. Dove sei? Allora, non hai vinto. Ho visto. Però, ti offro un premio. Giorgia, tu vai a prendere quel bellissimo attaccapanni nottone lucido che vedi là e lo voglio offrirtelo. È un bellissimo premio, ma veramente bello, che te lo do veramente perché sei già una fans. Quello lì va benissimo. Sei una fan, ormai tutte le sere chiami, tutti i giovedì chiami. Mi dispiace che tu non abbia vinto. Però ti porti a casa questo bellissimo premio che adesso la Giorgia ti fa vedere. È un bellissimo premio. Eccolo qua. Fallo vedere pure a casa. Adesso te lo inquadrano. È un bellissimo premio. Va bene? Ah, va bene. Mercoledì vieni, tanto abbiamo i tuoi dati, ok? Va bene, ma posso richiamare? Sì, sì. Questo è un premio che ti ho fatto io. Ciao. Ciao, ciao. Prendi pure le carte. Allora, intanto vi invito a chiamare. Io, vedete, voglio anche darvi una mano. Stiamo giocando. Qui si gioca. Non ci sono quelle domande da fare. Questa è la fortuna, va bene? Ok, allora, io direi di cambiare gioco. Cosa dici? Andiamo a prendere la carta, va bene? Puoi mettere anche queste dentro. Giochiamo alla carta alta-bassa. E poi, tanto che tu mischi, quando hai mischiato mi sistemi le carte, va bene? E poi andiamo a vedere quello perché è il premio, perché adesso lo guardo io. Voi state sulla nostra Giorgia, perché adesso io non mi ricordo qual è il premio della carta alta-bassa. Oh, la vado a prendere. Va bene, 0585793344, poi te lo faccio prendere perché è quel roller che tu vedi là dove c'è la felpa, prendi il roller, lo porti e lo metti qua. Vado a prendere, vai. Ci siamo. Allora io vi invito tutti i giovedì a chiamare alle due linee 0585793344 oppure 334-390-8152 in compagnia di Antonio e stasera della nostra Giorgia. Giorgia, dove vai a fare la spesa? Non la posso pure di là. Guardate la nostra Giorgia stasera, mettilo qua. Allora, questo è il premio dove noi andremo a dare stasera per la carta alta e bassa. Il gioco è semplicissimo, basta che voi chiamate, noi posizioniamo le carte e va bene, ok? Facciamo mischiare le carte, va benissimo, eccolo qua. Poi io lo sposto per quanto riguarda la regia. Mentre chiedo alla mia sister se dalla regia possono sistemarmi quella cosa, non riesco, io vado avanti così, allora perfetto, io lo metto qua. Allora, intanto non ho salutato, me lo promettete, la mia Maya, pronto Maya? Maya, vieni qua, eccola qua. Eccola qua, ciao, ve la faccio vedere anche da casa, salutiamo qua, eccola qua, un saluto a casa, vai, mangia un saluto, ciao a tutti, la nostra mascotte è la Maya, va bene, un bacione, eccola qua, ciao la Maya, quella che ci tiene compagnia naturalmente tutta la sera, va bene? 0585-793344 oppure il 334-390-8152 per giocare alla carta alta e bassa in modo che si porta a casa questo bellissimo roller. Volevo prima, tanto voi mandate pure le telefonate che devo dire un'altra cosa importantissima, avremo anche uno spezzettino stasera di Cristina Bertuccelli, wow, che ti saluto, la nostra stilista. Il nostro atelier che si trova in via Bastioni a Massa, avremo anche lei come gioco stasera, il vestito di Miss Italia. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Sono Lisa. Da dove, Lisa? Da Prato, vi sto guardando in streaming. Che bello Lisa, ci fa piacere perché ormai è nei tutti i giornali che tutti i giovedì ci siamo noi. Mi vuoi giocare? Certo, sei chiamato da Prato. Certo. Ecco, allora, dimmi stop quando vuoi alla nostra Giorgia. Stop. Giorgia posiziona le carte. Sai come funziona il gioco, vero? Alto sì. Bassa, tu devi indovinare naturalmente la più alta, la più bassa e ti porta a casa questo bellissimo. Tu vai a fare la spesa o mandi a fare la spesa? No, purtroppo devo andare io. Ah, ecco. Ascolta, cosa fai nella vita? Faccio la casalinga. Sei sposata? Non sono sposata. Sei sola? Diciamo di sì. Allora, l'hai già posizionata. Allora, Lisa, vuoi partire da dove?
dalla nostra Giorgia o da Antonio? Da Giorgia. Da Giorgia. Giorgia gira la prima carta. Lisa, 10. Wow. Secondo te, il 10, la carta che viene, più alta o più bassa? Sarà più bassa. Dice più bassa. Andiamo a vedere. Oh, Lisa! No! No! Ora, il bello del sono gioco... Sono fortunata nel gioco, sarò fortunata in amore, spero. Guarda, io me lo auguro, resta su stream e resta con noi, va bene? Grazie, va bene! Ciao! Allora, questo è il gioco della carta alta e più bassa, tutti i giochi che vedete qua in diretta sono così. Naturalmente dovete chiamare e avere la fortuna. I premi che noi mettiamo a disposizione di questi sponsor... Che facciamo? Rileggiamo qualche sponsor? Eh sì, vai, leggiamo qualche sponsor, perché grazie a loro ci mettono in palio tanti premi. Io ringrazio anche la ditta Francine Giovannelli, che buona parte di premi ne ha messe veramente tanti. Andiamo avanti, tu leggimi gli sponsor e io ti dico naturalmente qualcosa, vai! Impresa Edi Neri Giorgio. Sì. Manfredi Massimo Impianti Elettrici. Sì. Multiservizi Toscana. Oh, Multiservizi Toscana, Multiservizi Toscana, qui ti puoi fermare. Pronto? Pronto. Ciao. Con chi parlo? Ciao. Con chi... Martina. Ciao Martina, da dove mi chiami? Da Prato. Ancora? Ma se la so? Sì. Ah, sì, mi siete messi... No, avete così avete così fortuna voi, eh? Avete fortuna anche perché la linea, sì. Anche perché stasera sta giocando appunto la Fiorentina contro la Juventus. Se poi dalla regia mi date anche il risultato, a me piacerebbe sapere cosa sta facendo la Fiorentina con la Juventus, dimmi stop quando vuoi. Ma io non tipo per il calcio, io sono lì in vacanza. Beata a te. Anche la mia Shushu qua in vacanza. Allora, giochiamo, dai, perché le telefonate sono tante e sono sovraccariche. Dimmi stop per la Giorgia. Abbassa le carte, Giorgia, brava. Così da casa lo fanno vedere. Martina! Stop! Stop! Posizioniamo le carte. E invece tu cosa fai di lavoro, Martina? No, io sono giovane. Ah, perché non lavori, è uno che è giovane, va a spasso, vai a mangiare al ristorante tutti i giorni, vai a ballare la sera, chi ti mantiene, scusa? Cioè... No, io ho 11 anni. Hai 11 anni? Ma vai a scuola? È un impegno questo, Sì. Oh, voglio dire, la scuola è importante, Martina, vuoi partire dalla Giorgia o da me? Da Giorgia. Dalla Giorgia, l'hai detto te, dalla Giorgia. Vai Giorgia. Martina, è un 10. Secondo te è più alta o più bassa? La carta che viene. Più bassa. Più bassa. Girala, Giorgia. Bravissima, bravissima. Secondo te è più alta o più bassa? Più alta. Girala, Giorgia. Brava. Ok, Giorgia, adesso ci penso io. Secondo te, Martina, sei un pari, te ne vai a casa perché sai, vince il banco. Secondo te, la carta che viene dopo è più alta o più bassa? Più bassa. Più bassa. Mamma mia, che bello! Martina? Sì. È più alta o più bassa adesso la carta che viene dopo? Più bassa. Più bassa. Martina, mi chiami, hai detto, da Prato? Sì. Ma Martina. Mannaggia. No. È più alta. Ma come fai a un 3 a dire bassa? Va bene, Martina. Vuoi richiamare, va bene? Ciao, Martina. Sì. Ciao, bella. Ciao. Ciao. Martina di 11 anni, la salutiamo da Prato. Mentre... Ma mischia pure le carte, volevo sapere perché c'è questa frase, vedi Napoli e poi muori, diciamolo, guarda. Perché Napoli è la città più bella del mondo. Anche Massa, diciamo, è bella, cioè, bellissima. Più bella, diciamo, però c'è una frase che ti vedi, ma perché ti dici, ora non ci vengo a Napoli, perché se vado a Napoli e muori me ne sto a Massa, cosa dici? No, no, Napoli è veramente bella, è vero.
Come cantante che ti piace, non mi dire Gigi D'Alessio? No, Tiziano Ferro, il mio cantante preferito. Oh, che bello, che bello. Allora, a questo punto ricorda anche le linee telefoniche, che sono... 0585 sì. 79 33 44. Mentre la seconda linea, che sono veramente sovraccariche, è... 334 39 08 152. Allora, intanto che aspettiamo le telefonate, perché dalla regia hanno anche un pochino di difficoltà, lo facciamo fra pochissimo. Allora, posa pure le carte. Io ti invito adesso, intanto che aspetto la telefonata, di andare a posizionarti dove ci sono i due vestiti. Perché ti mando là? Perché tra pochissimo abbiamo naturalmente la nostra Cristina Bertuccelli che interverrà stasera come gioco. Allora, vuoi dirmi qualcosa intanto di Cristina Bertuccelli? Cosa fa? È una scuola di alta moda. Si trova a Massa e da oltre 13 anni lavora e prepara gli studenti per un percorso creativo nell'ambito della moda. Nell'ambito della moda. Allora, devi pensare che Cristina Bertuccelli durante l'estate lei fa tantissime sfilate di moda dove le loro allieve, cosa fanno? Le loro allieve si fanno il vestito e poi cosa fanno? Sfilano. E io sono il presentatore poi di questa manifestazione. Accanto a te ci sono due vestiti che adesso non lo svegliamo. Ti invito a riprendere posizione, grazie Giorgia, per giocare con questa persona che è a casa. Pronto, chi ho in linea? Ciao, sono ultimo. Io sono primo. No, ultimo. Veramente ti chiami ultimo? Eh sì, da Massa. Ok, ultimo, che stavi facendo in casa? Guardando la televisione. Ma è stuzzicando qualche cosa. Va bene? Non ti ho sentito bene, ripetimi. Stavi mangiando anche qualcosa, dico, no? È quell'ora. Anche l'ora giusta. Poi ti dico. Carta alta e bassa, va bene? Adesso ti faccio inquadrare dalla nostra Giorgia. Tu ci vedi da stasera o ci hai visto le altre puntate? Ultimo. Anche le altre puntate, dall'inizio. Oh, e fai un saluto anche a Rebecca, anche se non c'è, e fai complimenti alla nostra Giorgia. Non occorre che me lo dici belle tutte. Ecco, io vedo come conduttore le scelgo, nel senso fanno un provino, ma che... Allora dai, dimmi stop per la nostra Giorgia che andiamo a giocare, perché sono tante le telefonate, vai, ultimo. Stop Giorgia, stop Giorgia. Sistema. Ti ricordi qual è il premio? Tu vai a fare la spesa? Ti tocca. Allora, hai il... il negozio vicino oppure devi andare lontano? Non lo so. No, è qui vicino. Allora questo qui ti torna bene, perché tu lo prendi, guarda com'è leggerissimo, tu lo prendi, fai la spesa e te lo porti a casa e lo fai svuotare alla mamma o alla moglie. Vediamo. Va bene, dai, vuoi partire dalla nostra Giorgia o da me? E partiamo dall'inizio, da Giorgia. Giorgia, vai. Tum, tum. Allora, no, ultimo. Metà difficile. Il 6 potrebbe essere più alta o più bassa? Vai. Più alta. Ah, no. Faccia. No, aspetta, chiedo dalla regia se lo facciamo valere come 11 o come 1. Come 11 o come 1? No? Ma dai. No, mi salto un picco, non ce la faccio, dai. Posso? Non possiamo? No. Ultimo? È sì. Ultimo, non posso, dai, ci abbiamo. No, ritenta. Dai, ciao. Mi spiace, io mi piacerebbe giocare e farvi vincere, perché i premi poi veramente sono talmente tanti. Allora, andiamo avanti con questo o vado a posizionarmi per il vestito? Aspetto anche un qualcosa dalla regia. Pronto? Ciao. Pronto? Ciao. Come ti chiami? Francesca. Ciao Francesca, quanti anni hai? 13. 13 anni. Sei di Massa? No. Di dove? Sono di Forte. De Forte dei Marmi. Ciao Forte, bellissimo, Francesca. Giochiamo velocemente. Dimmi stop per quanto riguarda le carte per la nostra Giorgia e noi così andiamo a giocare. Va bene? Voglio farti naturalmente vincere il premio. Abbassa le carte, Giorgia. Ok, abbassa ancora di più le carte così. Quando vuoi, Francesca, di stop. Stop. Benissimo, vale pure a posizionare.
Allora, che fai? Studi, i tuoi hobby quali sono? Francesca? Come? Che hobby hai nella tua vita? Pallavolo. Pallavolo? Allora sei alta. Sì. Quanto sei alta, Francesca? 1,63. Boh, scommetto che la tua che ti piace, diciamo, è la Piccinini? È la Piccinini? Sì. Lo sapevo. Anche a me piace la Piccinini, è bravissima. Allora, giochiamo, Francesca? Certo. Il premio è questo qui, eh? Allora, da me o dalla nostra Giorgia? Mi piace girare con questo qua stasera. Da Giorgia. Da Giorgia. Allora, giriamo, gira pure. È un 10, Francesca, secondo te la carta che viene dopo? Come sarà? Più alta o più bassa? Bassa. Gira, hai detto? Bassa. Gira. Bravissima. Francesca, secondo te è più alta o più bassa del 2? Ora se c'è l'1 mi butto in terra, in studio, mi butto in terra. Alta. Alta, gira la carta, Francesca. Ah, ok, grazie Francesca. Francesca ti sto chiamando. Sì. Perché Francesca è là e lei è la Giorgia, puoi prendere la tua posizione. Allora, Francesca, è più alta o più bassa secondo te? Bassa. Puoi dire anche pari, Francesca. Cioè, non l'ho detto, no, scusami, notaio, non l'ho detto. Si può dire anche pari, va bene? Perché è il gioco. Allora, si può dire anche pari. Secondo te quella carta com'è, Francesca? Pari. Ma dai! Come hai fatto? Ma io non lo so, vabbè. A questo punto com'è la carta che viene dopo? Bassa. Francesca, dove Alda. Sei? Aspetta, io ti devo fare una proposta adesso, perché io non lo so com'è, non ho guardato. Qui c'è un 2. Se tu vai avanti, Francesca ti porta a casa questo bellissimo roller. Se no, io ti do un premio di consolazione. Che vuoi fare? Qual è il premio di consolazione? Qual è il premio di consolazione? Mi vai a prendere quella felpa? È una bellissima felpa che tu puoi prendere o regalare. È veramente un bellissimo oggetto adesso che la nostra Giorgia ti fa vedere. Va bene? Va bene, Francesca? Aprila pure. Te la faccio vedere aperta. È molto bella. Guarda, offerta dalla Masmeyer. È una bellissima felpa, molto morbida, che la puoi tenere anche, diciamo, nelle sere dove c'è un attimino di vento, quella cosa lì, puoi andare a fare... Sì, ti serve anche perché fai ginnastica, com'è? Dillo che è morbida. È morbida. Che fai? No, prendo il carrello. Ah, perché sei sicura di prendere il carrello? Francesca? Io sì. Allora, a questo punto qua non lo vuole. Secondo te è più alta o più bassa? Pensaci bene, È più alta, più bassa o pari? Alta. Francesca? E vai! Facciamo un applauso, vedi l'applauso. Lo porti a casa. Eccolo qua, questo bellissimo, va bene? Ok. Sì, lo regalo alla mamma. Ciao, un salutone, un bacio a te, ciao. Allora, puoi rimettere a posto le carte, dai pure a me questo. Allora, 0585 79 33 44, ditemi se abbiamo la pubblicità, fatemi segno, oppure io vado avanti, 334 390 8152, andrai avanti con Cristante, prendi la posizione di Cristina Bertuccelli, al limite, quando rientriamo, noi siamo già in posizione per giocare con l'atelier di Cristina Bertuccelli. Perché... Stasera abbiamo da indovinare un bellissimo vestito che adesso poi Giorgia vi spiegherà questo vestito di chi era, di una grande Miss Italia. Va bene? Ci siamo? Allora a questo punto andiamo in pubblicità. Mm-hmm.
Allora, 0585 79 33 44 per giocare in diretta, 334 390 8152. Mi permettete di salutare un grande amico che è Salvatore, Salvatore DJ, grandi cose abbiamo fatte nel 92 con Radio Studio Versilia, bagno contro bagno. Ciao Salvo, ti aspetto in studio, perché mi ha detto che mi vieni a trovare, ti aspetto alla grande. Bene, io direi adesso subito di andare a giocare una, veramente 5 minuti, con il gioco del vestito di Cristina Bertuccelli. Lo faremo con questa persona qui a casa. Pronto? Con chi parlo? Con chi Pronto? Parlo? Ciao! Sì, sì, no. Come ti chiami? Paola. Ciao. Ciao Paola, da dove mi chiami? Da Massa. Da Massa. Adesso, Paola, inquadreranno la nostra Giorgia. Va bene? Sì, sì. Eccola qua. Giorgia, come vedi tu, è in mezzo a due vestiti, vero Giorgia? Mi indichi qual è quello di Miss Italia? Questo. Ok. E invece quell'altro di chi è? Di Cristina Bertuccelli, che ha una scuola di alta moda, sì, che si trova a Massa e da oltre 13 anni prepara studenti che poi troveranno il loro percorso nell'ambito della moda e dell'arte. Benissimo. Adesso quello che mi interessa è che tu faccia vedere, puoi posare anche il fogliettino. Adesso la nostra Giorgia vi fa vedere il vestito bianco, ti fa vedere. Guardalo bene, giralo. Tu dovresti indovinarmi quanti fiori, ecco, da piano piano però fatelo, quanti fiori ha questo vestito. Lo facciamo vedere bene. Hai un tempo? Gira ancora un pochino. Se tu mi indovini quanti fiori ha questo vestito, vinci un bellissimo premio. Quanto? Date un mese di cucito, poi anche un premio. Ok. Va bene. Paola. Dimmi, 45. Quanti? 45. 45? Aspetta. Paola! No, no, no. Però, ciao Paola, puoi ritentare, va bene? Ok, ciao grazie. No, no, però si può giocare allo 0585 79 33 44 o il 334 390 8152. Allora, intanto voglio ricordarvi questo bellissimo vestito. Fallo rivedere un attimino. Lo possiamo far rivedere alla regia? Eccolo, piano piano, ecco. La Paola devo dire che ci è andata abbastanza vicino, vero? Mi dicono di là. Allora, quanti fiori ha questo vestito? E si porta a casa un taglio di un mese e cucito, offerto appunto da Cristina Bertuccelli, l'atelier di Cristina Bertuccelli, e in più anche un premio, vero? Vero. Tu sai come si chiama Miss Italia che ha indossato quel vestito, Giorgia? E non te lo dico neanche perché sarà il prossimo gioco, non posso certo dirtelo. Allora, potete chiamare 793344 e un'altra cosa, voi che siete a casa bambini, che so e siete tanti, che eravate al parco, chiamate perché c'è un premio per voi. Io non lo posso più dire e non mi chiamate nel lavoro ma chiamatemi qua. Un saluto a tutti gli sponsor e al nostro Biagi. Fatemi salutare Biagi, quelli che aveva portato naturalmente, la cacciagione, tra poco si sposa, ma saremo invitati, faremo qualche cosa qui studio, perché mi ha detto che fra due mesi
siamo invitati tutti perché Biagi della Multiservice Toscana si sposa e tutti i suoi amici saremo invitati alla grande. Faremo un piccolo rinfresco anche qui il giovedì sera in diretta con la sua fidanzata. Questo me l'ha detto lui e ti ringrazio perché faremo veramente una bella cosa. Bene, vieni pure, perché mi dicono già che bisogna andare avanti, cambiare gioco. Va bene, andiamo avanti. Intanto guarda dopo il... che gioco abbiamo? Credo il 7 e mezzo, ti ho già preparato le carte. Allora, 79, 33, 44 per il 7 e mezzo. Mi dici anche cosa abbiamo di premio per il 7 e mezzo, così lo vado a prendere e me lo porto io qua. Va bene? Un tappeto, una felpa, sì? Un MP4 e Baia del Sole. Baia del Sole, un MP4. Facciamo una cosa, intanto leggimi qualche sponsor che io decido di andare a vedere il premio che mi ha detto lei. Vai, andate sulla mia Giorgia di Napoli, eh? Ok? Vai. Studio dentistico dottor Fontana Matteo, pizzeria focacceria at the Wall, ed il componente di Crudeli Davide. Sì. Ricordiamo ancora, visto che è il bellissimo premio, che poi ritorneremo qua su questo premio, che è il tavolino, me lo vai a ricordare, il premio del tavolino, oltre che chi ha fatto questo bellissimo tavolo, la vetreria, me lo vuoi ricordare, Giorgia? La falegnameria al Massello di Pieretti Riccardo e la vetreria Versiliese di Ricci Renzo. Benissimo, pronto, chi abbiamo in linea? Simone. Ciao Simone, da dove mi chiami? Da Massa. Da Massa. Allora Simone, abbiamo questo bellissimo premio, che tu sai cos'è, lo spieghi bene questo? È un MP4. Un MP4, che è un auricolare che si ascolta della musica, sì, vero? Sì. Ok, e il gioco è quello del 7 e mezzo, va bene? Mischiamo le carte, mischia le carte così almeno da casa vedono che tu mi... Abbassa, è brava. Sì. Dimmi stop, Simone. Stop. Ok, metti una carta qua, brava, e una carta me la metti qua, così, perfetto. Simone. Sì. Va bene il gioco del 7 e mezzo, ditemi perché io vado avanti, ok? Perfetto? Sì. Allora, Simone, vuoi la carta mia o la carta di Giorgia? La tua. La mia. Io metto questo qua, che è molto bello, lo metto qua. Abbiamo un 5, Simone. Che vuoi fare? Vuoi andare avanti, ti puoi fermare, quello che vuoi. Vado avanti. Passami la carta, così, brava. Simone? Sì? Ah, faccia di cocco. Ai, 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 guarda. Un 7. È un 7 e 5, eh? Sì. Io avevo un mezzo e sarei andata avanti. Simone? Puoi richiamare, va bene? Sì, sì. Ciao, 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 ciao. È questo, hai visto? Non, è, non ci possiamo fare niente. Qui al 7 e mezzo. Posso aiutare un pochettino al 7 e mezzo? Dai. Allora, forza, così vi do anche una mano. 793344 oppure al 334-390-8152. Per giocare con noi tutti i giovedì sera. Il premio è un MP3, vero? Si chiama MP3. Tu ce l'hai l'MP3? Sì. Io no, poi dopo l'apriamo, vediamo, posso vincerlo io, così vedo come funziona, va bene? Oh, intanto che tu mischi le carte, io mi ero ricordato di una cosa, che abbiamo anche dei bellissimi zaini, poi alla regia vorrei far vedere anche tutti i premi che sono a casa, eccoli qua, le specchiere offerte a Francina Giovannelli e la nostra stilista Cristina Bertuccelli, che come sapete durante la trasmissione ha due interventi e bisogna indovinare quanti fiori... Hai contato i fiori, Giorgia? Sì. Mi raccomando, silenzio, eh? Quanti fiori ha questo bellissimo vestito che poi andremo a svelare anche chi era la Miss Italia. Potrebbe essere stata napoletana? Non si sa. Ecco i premi, vedi come sono belli? Eccoli là. Pronto, con chi parliamo da casa? Sara. Sara! Da Massa, da Carrara, da dove? Massa. Ciao. Posso chiederti l'età? 17. 17. Sei studente, stai studiando, giusto? Sì. Lavori? Studio. Lavori. Anche? No. No. Sono una studente. Sono una studente, dai. Cosa studi, Sara?
i commerciali. Le commerciali? Vuoi dire? È importante che fanno le commerciali, eh? Ok, andiamo, dimmi stop per la nostra Giorgia. Ma da Montignoso, no? Non chiama nessuno, da Montignoso, da Montignoso. Vai. Stop. 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 Mettiamo una carta, una di qui, una di là. Allora, Sara, vuoi quella di Giorgia di Montignoso o di Antolpippo? Di della ragazza bella col vestito nero. Cioè, come per dire, io sono brutto e stolpio, ho fatto male, va bene, dai. No, sto scherzando. Vai, Giorgia, gira. Un 5! Oh. Oh, ti potresti fermare o andare avanti. 5. Ti fermi o vai avanti? Vai avanti. Vado avanti. Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Vai avanti. Sì. Vado avanti. Vai avanti. Ah, scusami, aspetta un attimo. No, è caduta? No, notaio, è caduta, eh? No, no, è caduta, mettila sotto. 6,5. Allora, anche qui io non lo so quello che ho. Ti posso proporre, vuoi andare avanti o vuoi un premio di consolazione? Posso dare un premio di consolazione? Chiedo alla regia. Cosa fai? Vai avanti o vuoi un premio? Voglio un premio. No, se ti fermi dopo, se io giro... Tu perdi, eh? Posso dare il premio consolazione se si ferma o no? Ok, allora, se ti fermi... no, non si può fare sotto il 7,5, giustamente, eh? Allora, che facciamo? Vado avanti. Vai avanti, dai. Mannaggia. Roberto. Ho tentato, guarda, perché avevo il 7, hai capito? Ce la mettevo tutta, ma non ce la facevo. Comunque, rimanete, perché poi potete essere richiamati a casa. Dovete dire, come bisogna dire? Non si dice pronto, ma si dice? Gioca con noi, va bene? Gioca con noi. Va bene, dai, puoi richiamare. Sì. Ciao. Ciao, 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 Sara. Dai, mischia pure le carte. Adesso, il gioco del 7,5, ancora un po' del 7,5, ditemi dalla regia, vado avanti. Perfetto, 79 33 44 per giocare in diretta oppure 390 al 334 390 8152 per giocare. Il premio è ancora qua, lo voglio dare via stasera, voglio dare via i premi, non me li voglio tenere perché gli sponsor mi dicono dai via i premi perché se non ne abbiamo veramente tanti. Come ringraziamo appunto, te lo ricordi, quello delle creme che alla prima telefonata ci ha chiamato da, che è stata veramente grande e ci ha fatto un bel premio stasera. Però non lo do stasera, ma lo do alla prossima puntata, eh? Ok? Pronto, con chi parlo? Con Simone. Oh Simone, tu sei fortunato! Come si dice in napoletano? Sei fortunato, in dialetto napoletano. Sei fortunato. Cosa? Sei fortunato. Ah, yeah. È sardo. Simone, vai, dimmi stop. Dai Simone, voglio aiutare stasera, dai. Stop. Stop. Allora, metti una carta qui e una carta di là. Simone, sei proprio lì, sempre lì a aspettare, eh? Bravo, sì. Simone. Allora, questa è la tua e questa è la mia. Quale vuoi? Quella verso di lei. Della ragazza? Sì. Cioè, della Giorgia? Sì. Della Giorgia, vai Giorgia. 4! Che fai, Simone? Si ritenta a riandare avanti. E certo. Certo, eh? Simone, 4,5. E questa è caduta, l'hai vista? Sì. Stai attenta, Giorgia. No, si fa cadere le carte, io... Non devi fartele cadere. Io mi fermo qua. Cioè, ascolta, io sai che devo andare avanti. No, vado avanti, dai. Cioè, fammi capire, è caduta un'altra carta. Cioè, fammi capire, non lo so. Oh! Il Jolly ti fa fare praticamente 7,5, perché tu fai 3,7,5, ok? Va bene. Dove sei? Qua. Però... Mi fermo. Ti fermi per forza, hai fatto 7,5. Sì. Aspetta, però...
Se io faccio 7,5 con la fortuna che ho, non me ne volere, eh? Giro la carta, 4. Giorgia. 5. Giorgia. 5. Un applauso e ha vinto 7,5. Chiami da Massa? Sì. E allora tu mercoledì prossimo dalle 9 all'1 vieni a ritirare il premio, va bene? Sì. E non puoi partecipare per una settimana. Ciao Simone. Ciao, 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 ciao. Metti pure a posto. Andiamo avanti? Questo? Ha vinto? Non mi ricordo che cos'è. L'MP4. L'MP4. MP4. Come si dice? MP4. Mi piace. Allora, io voglio dire, ma qualcuno da Montignoso, dall'Arenera, da dove? Qualcuno da Montignoso, allora. Allora, cioè, una chiamata, fate contenta anche la nostra Giorgia. Tieni Giorgia, metti anche questo. Allora, io credo di andare avanti, abbiamo tempo? Non abbiamo tempo. Allora, io ti do la cartellina perché abbiamo il gioco dei colori. Dammi pure a me queste. Mi vai a vedere il gioco dei colori, cosa si mette in palio, eh? I colori sono questi, mi porteranno, credo, la combinazione, vero Vera? Che fa la Juve? Si può sapere dalla regia che sta a fare? Me lo stanno chiedendo a casa perché non sono sintonizzati, eh? Sta arrivando qualcosa. Io Vera qualche volta ti porto in trasmissione che voglio chiedere, perché mi dicono chi è questa Vera? Passa pure di là, vai a prendere, eh? Vuoi apparire Vera? Non vuoi apparire, eh? Farò apparire quell'altra ragazza che mi hai detto. Pronto? Pronto, ciao. Chi è? Chi sono? Sono sempre la settima. Allora, la settima. Io ti ho dato il premio di consolazione, va bene? Ok, sì. Questo è la fortuna che so che l'altra volta ci sei andata molto, ma molto vicino. Ok? Mi dici cosa c'è di premio, Giorgia? Piantana. La piantana ce l'abbiamo, l'hanno vista. Poi? Scorpioncino trekking. I scarponcini da trekking. Ma cosa ti piace, la piantana o i scarponcini? Settima. Come? Ti piace come premio la piantana o i scarponcini da trekking? No, anzi scarponcini. Vai a prendere, guarda, posami la cartellina su una che gli facciamo vedere. Eh? Sì. Allora, io intanto mischio, però non c'entra niente, eh? Io non so la combinazione, adesso va a vedere che non la guardo e vado a mettere la combinazione giusta. Tu sai che hai due o tre cambi dalla regia, due o tre cambi, me lo dite? Possono cambiare due o tre? Due? Scarponcini? Posso andare? Aspetta, aspetta, aspetta. Falli vedere da casa i scarponcini. È un numero che non... Cioè, no, cioè, scusate, eh? Eh? Dovrebbero essere un 40-42, sì. Ti vanno bene? No, c'è un numero più piccolo, c'è il 38. Allora mettici un po' di cotone dentro. Allora, no, non lo so, adesso vediamo se possiamo cambiare, ma non credo, perché lo sponsor danno quello. Va bene, settima? Sì. C'hai dei fratelli? Sì, c'è E allora li puoi regalare. Li facciamo dai, al banco, allora, dai. Dammelo pure a me. Tu passa dietro, questa è la combinazione, ma ti posso aiutare, non è quella giusta. Però ti posso dire che io qualche colore l'ho messo anche al posto giusto. Va bene, dai, veloce, perché sono tante le telefonate, voi lo sapete, vero? Allora, rosso. Dove lo mettiamo? Al posto del nero. Bravo. E poi ancora un'opportunità, vai. Il giallo al posto del rosso. Gira il giallo col rosso. In fondo. L'ultima. Il verde al posto del blu. Blu come si... com'è? Ok. Allora, io ti faccio vedere anche a te. Dagli un'occhiatina. Vedi com'è messa. Puoi dare un aiuto? No, ha sbagliato tutto. Hai sballato tutto, eh? Hai sballato tutto. Pazienza. Tanto faccio venire la mia cagnolina. Posso farla venire qua? Maya, 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 vieni, 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 vieni. Ti do una cosina qua, eh? Eccola, prendila. No, ti piace la mia cagnolina?
È bellissima. Oh, non ce l'hai fatta, va bene? Va bene, dai, allora, lo stesso. Noi lo lasciamo così? No, cambia te come ti viene, perché nemmeno io so com'è. Cambiamola, dai. La cambiamo, vediamo com'è per la posizione dei colori. Si porta a casa, abbiamo detto, dei bellissimi scarponcini da trekking, offerti naturalmente da tutti i nostri sponsor, in questo caso da Francine Giovanelli, che saluto, che ci stanno guardando. Ciao, un saluto anche alla nostra Donatella, Roberto, e a Riccardo. Ciao Riccardo. Un saluto anche al ristorante Rocchino, che in questo momento ci stanno guardando. Grande Rocchino, ci si mangia bene, specialmente la carne, vero? Pierluigi, ciao a tutti quanti, una buona serata, perché mette in palio anche delle buone, gustosissime pizze. Il ristorante Rocchino, che si trova in Viale della Repubblica. Ma che bella che sei! Ora ti sei proprio rilassata, Io ora sì. Oh. Allora, ricordiamo da quella posizione lì il numero telefonico per quanto riguarda la diretta. 055 79 33 44. Mentre la seconda linea è il 334 39 08 152. Oh, allora, gli scarponcini da trekking li abbiamo fatti vedere, ve l'ho detto, se purtroppo, diciamo, non è il vostro numero, pensate a regalarlo a un cugino, a un fratello, perché gli sponsor giustamente ci danno quello che hanno a disposizione. Va bene, pronto? Con chi chiacchiero? Paola. Ciao Paola, è la seconda telefonata o la prima? Ciao, è la seconda. Da dove mi chiami Paola? Da Massa, mi ha alzato un pochino il volume? Paola, io non ho ancora, ma avete preso la, lo sapete voi, va bene. Secondo te, la combinazione dei colori, non l'abbiamo messa così a caso, tu potresti lasciarla, come puoi cambiarla? Che vuoi fare? Allora, io provo. La prima va bene. Il nero lo lasci? Sì, poi metto il blu, la terza, al secondo posto. Il blu al posto del verde? Sì. Okay. Poi? Poi alla tre metto il rosso. Il rosso al posto del verde? E il giallo l'ultimo. L'ultimo giallo. Allora, io non ho, sinceramente non ti posso neanche dare, perché ancora il nanotaio mi ha preso la combinazione, perché dice che do troppo. Allora, mi dicono, qualche colore al posto giusto? No. Paola. Dimmi. Niente. Ma comunque finta, puoi richiamare, va bene? Sì, sì. Ciao, un bacione. Ok, ciao. Niente, allora, neanche un colore, ditemi poi dalla regia se possiamo... Niente, cambiamo, dai, tanto cambia. Allora, 79, 33, 44 per giocare al gioco dei colori, dove si vincono questi bellissimi scarponcini da trekking che ha scelto all'inizio, naturalmente, la nostra Settima. Ciao Settima, presa lì, a giocare lì, a farli a chiamare da casa, vi prende questo gioco tutti i giovedì e poi, naturalmente, ricordo anche che va in replica il lunedì. Da mezzogiorno, va bene? Ok, abbiamo ricordato il vestito di Cristina Bertuccelli. Se vuoi accomodarti, intanto che aspettiamo la telefonata, lo ricordiamo, perché abbiamo un appuntamento poi anche più tardi, sempre con Cristina Bertuccelli, atelier importantissimo, dove regala un mese di cucito alla persona che vince e in più abbiniamo noi un premio. Allora, io direi di andare su la nostra Giorgia per ricordare appunto Cristina Bertuccelli, che si trova a Massa, in via Bastione. Dimmi qual è il vestito di Miss Italia, vai. Questo è il vestito di Miss Italia. Lo facciamo vedere un attimo velocemente, regia, i quanti fiori ci sono, quante ce ne saranno. La telefonata di prima, aiuto, su questa, tanto non mi vedo, ditemi più o meno quale. Pronto, intanto chiamiamo a casa. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono sempre Sara. Giada? Sara. Sara, sei fortunata Sara. Allora, intanto tu mi prendi la busta, che me l'hanno messa al notaio, ha messo la busta, ha detto che non la devo neanche guardare. Ma io non la sto guardando, non la voglio guardare. Sara, allora secondo te la lasciamo così? Secondo me sì. Ma aspetta, Sara, non ho capito. Aspetta un attimino. Allora, che Sara. Non mi vedo.
Sì, ah, io non posso aiutare perché c'è il notaio. Allora, secondo te, cosa vuoi cambiare? Il giallo lo lascerei lì. La lascio così. Sara, sei sicura? Sara, la lasci così? Sì. Sara, ti devo dire una cosa. Ne hai indovinati 4 al posto giusto. 4 al posto giusto, ne mancava uno, Sara. Ciao, ciao Sara. Ciao. Allora, io la lascerei così, perché guarda bene, si è messa bene. Sì. Non toccare niente, giusto? Manca un colore solo al posto giusto. Qual è? Non lo dire, non lo dire, non lo dire. C'è un colore solo che manca da mettere al posto giusto, il red. Pronto? 79, 33, 44. Oppure abbiamo il 334 39 08 152. E cosa abbiamo in palio? Te lo ricordi, Giorgia? Gli scarponcini da trekking offerti da Francini e Giovanni. Va bene? Allora, abbiamo ancora del tempo, sempre con i colori, vero? Mi dicono dei colori, io non ho aiutato niente, 4 colori al posto giusto, solo un colore sarebbe da cambiare, solo un colore. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Settima da Massa. Settima, allora mi correggo perché devo aiutare, allora sono 3 i colori al posto giusto, va bene? Sì. Ok? Posso vedere il notaio? Allora, questo va bene, questo va bene, questo va bene. E sarebbe da fare un piccolo cambio. Allora. Allora, secondo me sarebbe da spostare il nero. Allora, senti, ma io ti chiedo una cortesia, abbassa il televisore così mi senti meglio, eh? Sì. Allora, così sentono bene anche a casa. Tu vorresti cambiare il nero con che cosa? Con il rosso. Praticamente tu fai l'inversione. Sperando di farcela. Sperando. Io non lo so, vedo dalla regia. Regia, è la combinazione giusta? No. Settima. È la combinazione giusta. Allora la facciamo qua, la facciamo vedere. Noi. La facciamo vedere. E noi. Faccio vedere di qua. Eccola qua. La vedi? La vedi? La vedo. Eccola qua, la giro anche di qua. Va bene, la posizione era gialla, o se la giro di qua sempre giallo-verde, il rosso l'hai cambiato con il nero, la combinazione è questa. Settima! Dimmi! Hai vinto a casa! Hai vinto! Vediamo se mi da trecchi! E 42 scarponcini, eh! Non lo so, credo di sì, va bene? Va bene! Ciao, resta ciao. Con noi! Ciao! Mettiamo ciao. A posto i colori, andiamo avanti dalla regia, andiamo avanti con i colori. Chiedo che metti un altro premio. Ci abbiamo tempo, devo chiedere, perché abbiamo anche la telefonata a casa. Il piricotto, posso cambiare io? Ditemi se posso fare anche il piricotto. Sai come si chiama il piricotto? Allora, ti mando a prendere il piricotto, sarebbe quello là, perché abbiamo ancora il gioco. Intanto voi chiamate 79 33 44 oppure 334 390 8152. Mi sembra di essere a porta stasera, non lo so. No, posta pure per il posto, guarda, siamo in diretta, siete qui. Vai a prendere, perché ci abbiamo la nostra, che non si può far vedere, Vera, con qualche cosa. Ecco, c'è una busta, portamela pure qua. Ti ringrazio, prendi pure la tua posizione. Andiamo a vedere che cosa c'è, poi te la faccio leggere anche a te. Ci abbiamo un premio, allora, tanto leggiti bene. Allora, cosa succede? Durante la trasmissione gioca con noi il notaio, estrarre dei numeri che voi chiamate, che non avete vinto. E in questo caso vogliamo far vincere, perché gioca con noi è qui per far vincere tutti questi premi e non per tenerli. Allora, a questo punto vince chi e che cosa? La composizione floreale Santucci, Sara. Sara, che la vogliamo far vedere, è una bellissima composizione che è alla tua destra. Che eccola qua, adesso la vanno a inquadrare, che la nostra Sara
l'andate al vostro al suo negozio, vi diremo poi anche il negozio della De Fiori, va bene? Questa è una sorpresa che succede naturalmente in diretta, una bellissima composizione. Ti piacciono i fiori bianchi? Molto. Quando ti sposi li prendi bianchi? Certo. Oh, veramente? Va bene. Allora, io vado avanti. Io se la regia è d'accordo, se la Sara, diciamo, se la Vera è d'accordo, farei il pirticozzo, come lo chiamerei, il pirticozzo, oppure vado con i colori. Intanto invitiamo a chiamare a casa, il numero delle linee telefoniche, non dimentichiamoci mai, 0585 79 33 44 oppure lo sai che abbiamo anche la seconda linea 334 39 08 152 e sai anche una cosa che bisogna ricordare, perché grazie agli sponsor noi possiamo fare questo bellissimo programma. Saluto anche Ivo Gatti che ci sta guardando, ciao Ivo, e tutti quelli che partecipano appunto a questa trasmissione come sponsor, va bene? Un grosso saluto anche a Biagi, l'abbiamo già fatto, ormai lui si sposa. Vogliamo leggere qualche sponsor, quello che vuoi tu, vai. Intanto ricordiamo quella dei fiori che la trovi. Eccola qua, fiori. Eccola, la prendo così, mi piace prendere il controllo. Vai, leggi quello che vuoi, vai. Decorazione e colori di Baldi Davide. Ah, ciao Davide! Davide, l'ho salutato Davide all'inizio, vero? Sì. Ok, poi? Fiorista Pistone Alfreda. Salutiamo anche la Pistone Alfreda che intervalliamo appunto con le due fioraie. Vai. Francini e Giovannelli. Che lo salutiamo anche se tutti sul divano, che mettono buona parte dei premi, come tu hai già visto, pure queste bellissime specchiere, le piantare. Prego, ancora. Impresa Edile Edil Manfredi. Ok, li salutiamo, poi. Impresa Edile Gatti Giuseppe e Fratelli della Bona. Perfetto. E più ricordiamo, lo voglio ricordare perché è veramente bello, il tavolino e diciamo il vetro che è sopra, ok? Che è veramente bello. Allora, intanto ricordiamo che il tavolino è offerto naturalmente sì. da chi? La falegnameria Il Massello di Pieretti Riccardo. Mentre il vetro che è sopra? Dalla vetreria Vercigliese di Ricirenzo. E ricordiamo ancora che grazie a questo, qui abbiamo il prossimo giovedì, avremo questo bellissimo premio. Di Cristoforo Elena, Centro Estetico e Solarium. Esatto. Che cosa offre la prossima settimana? Un trattamento viso con macchinario all'ossigeno. Perfetto, ok. Allora noi vi invitiamo perché veramente questo fa un bellissimo viso. Vi invito ad andare anche a questo centro di Baia del Sole, Baia Sole, che è veramente un bellissimo trattamento viso con macchinario all'ossigeno. Allora, noi siamo anche in chiusura perché la chiusura c'è. Rileggiamo velocemente gli sponsor. Attenzione voi a casa. Attenzione voi a casa perché tra non molto dovete dire non pronto, ma gioca con noi e vincete il premio finale, va bene? Carrellata, adesso carrellata da Alizia Fili, non ti interrompo, con calma, te leggi. Se sentiamo gioca con noi, ci interrompiamo. Però tu con tranquillità leggiamo gli sponsor e li ringraziamo, va bene? Vai! Decorazione e colori di Baldi Davide, Fiorista Pistone Alfreda, Francini e Giovannelli, Impresa Edile Edil Manfredi, Impresa Edile Gatti Giuseppe Fratelli della Bona. Sì. Impresa Edile Neri Giorgio. Manfredi Massimo Impianti Elettrici. Multiservizio Toscana. Studio Dentistico Dottor Fontana Matteo. Pizzeria Focacceria The Wall. Ed il Componenti di Crudeli Davide. Falegnameria Il Massello di Pieretti Riccardo. Sì. Infiorescenze di Michela Santucci. Scuola di Alta Moda di Cristina Bertuccelli. Tutto Gare SRL, Vetreria Vercigliese di Ricirenzo. Perfetto, allora noi bisogna aspettare la chiamata che stanno a casa. Allora voi che siete a casa, state attenti che tra non molto arriverà la telefonata dallo studio. Ma non dite pronto, ma dite gioca con noi e voi vincete un bellissimo premio. Allora io intanto ti invito ad andare vicino ai vestiti, così voglio dire una cosa per giovedì prossimo. Giada, giovedì prossimo sei ancora pronto? Con me? Ai 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 ai, pronto con chi parlo? Hai detto pronto? Chi è che ha voglia di scherzare? Chi sei? Pronto? Allora, io questa signora che ha buttato giù il telefono, purtroppo noi chiamiamo in diretta a casa e la signora ha detto pronto, si sintonizza su Teleriviera, sul 90, ha visto che stiamo giocando.
Purtroppo mi dispiace, ma hai perso un bellissimo premio, e il bellissimo premio era appunto il premio che avevamo detto adesso, che era una sorpresa che ho messo là nella Baia del Sole, e mi dispiace alla persona che ha detto pronto, ma doveva dire gioca con noi. Bene, mi dite quanto tempo c'ho? Tentiamo un'altra telefonata? Che bello, io devo stare, devo... Ok, tentiamo un'altra telefonata. Tra voi che siete a casa, che siete lì, sentite suonare il telefono, non dite pronto, ma gioca con noi, mi raccomando. Va bene, io devo far finta di niente, perché se dite pronto, ahimè, non vincete il premio, perché era un premio a sorpresa, in questo caso era quello. Va bene? Non dite pronto, ma dite gioca con noi. Allora, se gentilmente, intanto che aspettiamo la chiamata dalla regia, mi vanno sulla nostra Giada... Giorgia. Oh, Giorgia, mi fai capire qual è il vestito di Miss Italia? Questo. Lo vogliamo fare rigirare un attimino? Gioca con noi. Un applauso! Un applauso! Ciao! Chi sei? Paola. Paola, sono veramente contento, Paola. Ma veramente contento. Allora. Anch'io. Decidiamo allora il premio. Allora, l'avevo detto e mi sembra giusto e doveroso darlo. Lo prendi Baia del... giustamente era quello di prima. Allora, vabbè, lascia lì. Vinci una bilancina, va bene? Benissimo. Una bellissima bilancina che se poi te la fanno vedere, ok? Va bene. Vieni con me. Va bene. Giorgia, grazie. Vieni vicino a me. Passa pure di qua. Noi ti salutiamo. Va bene? Va ti diamo bene. Appuntamento. Ciao Giorgia. Allora, possiamo far vedere? Allora, guarda, aspetta un attimo, resta in linea. Ce la fai a prendere piano piano, mi raccomando, eh? Ti facciamo vedere il premio, perché è una bellissima bilancina che la puoi usare naturalmente. Eccola qua, guarda, attenzione che non ti cade. Perfetto, resta pure lì. Brava. Ti piace? Eccola qua. Al Eccoci. Volo! L'ho presa al volo! Va bene. Ciao. Va bene. Allora, c'ho ancora tempo, niente, vieni con me, posala. Vi do appuntamento a giovedì prossimo. Vi ricordo, giochi, il 7:30, il gioco della alta e più bassa e del poker. Vi aspettiamo, un grosso bacio da Anton Pippo. E da Giorgia. A giovedì prossimo. Ciao, ciao, ciao. Ora vieni, gioca qui con noi. Con Anton Pippo ti divertirai se vuoi, con le bolle, i numeri di magia. Con Anton Pippo ti divertirai se vuoi. Gioca con noi, tanta musica nel corpo e poi sorridi con noi, alza le braccia verso il cielo blu. Ora vieni, gioca qui con noi. Con Anton Pippo ti divertirai se vuoi, con le bolle, i numeri di magia. Con Anton Pippo scegli la tua fantasia, puoi ballare e fare tutto quel che vuoi, e felice qui sarai. Forza vieni insieme a noi, con Anton Pippo ti divertirai se vuoi.